Ma lo sapete se quasi quasi me lo prenderei? Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Si parla di calciomercato, calciomercato Inter. E dopo l'arrivo già da gennaio con la firma di Andrea Onana, in questi ultimi giorni si parla dell'accordo tra Mkhitaryan e i suoi agenti ed Inter per un contratto biennale fissato a 3 e mezzo netti. Ma sapete che io me lo prendo. È vero che l'ultima parola sta alla Roma, che se riesce a fare un'offerta importante forse se lo blinda, però a quanto pare al 95% dovrebbe essere vera. L'Inter si muove anche per un certo Aslani, però lì bisogna spendere 13-14 milioni all'Empoli. Vediamo se sarà vera o se sarà falsa questa notizia. Io spero che quella di Mkhitaryan sia vera, perché è vero, Çalhanoğlu sulla tre quarti, ma avere un Mkhitaryan dietro di lui, tanta roba. Tocca vedere anche come lo vede Inzaghi. Può fare la mezzala, può fare anche la mezzala, come vice Barella, come vice... Oddio, c'è un vuoto. Mi dice a Barella. Può fare anche il vice Brozzo. Sì. Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo il terzo di centro. Porco Diaz. Barella, Brozovic. Mortacci del Lippo. Porca troia, non mi viene cazzo, non mi viene. Comunque, allunga la panchina. Probabilmente Vidal se ne andrà. Vesino Gagliardini. Non riusciamo proprio a piazzarli da nessuna parte. Porca troia, non mi viene. Ed è grave che non mi venga. Poi tra l'altro gli entra Sensi. La Samp, vedremo. Quindi io, Henrik, Mkhitaryan, me lo prendo, ragazzi. Non mi ricordo. Non c'entro niente. Niente. Mamma mia. Divento vecchio, raga. Divento vecchio, vecchio. Brozovic, Barella. Cazzo! Barella. E c'è un uomo. Saranno loro. Giusto, giusto. E allora non mi sono scordato nessuno. Quindi può fare il vice Barella, può fare il vice Brozovic, può fare il vice Çalhanoğlu, può fare tutto, può fare anche forse la seconda volta. Ragazzi, scusate, sono appena ritornato da lavoro, sto un po' così. Con la testa, non ci sto oggi. E comunque, Mkhitaryan ieri ha giocato un quarto d'ora, poi ha avuto il risentimento per l'infortunio che ho avuto all'andata dell'Ester, quindi non so neanche quanto resterà fuori, ma io me lo prendo. È come Gosens, è come un colpo alla Gosens questo. Quindi, marottone mio, io ti lodo. Questo è un colpo da 7 e mezzo. Preso.
Sì, spero. 95% preso per allungare la panchina, per allungare la rosa al centrocampo e non avere Vecino Gagliardini come prima scelta. Quindi ragazzi, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Qui da Dani Nero Azzurro è tutto. Volevamo il calciomercato? Quanto pare si muove qualcosa. Ma sul secondo canale non si muove nulla. Lo Sheffield è ancora calmo, calmo. Quindi iscrivetevi al canale. Qui da Dani Nero Azzurro è tutto. Bella. E speriamo che Eric arrivi a Milano. Bella.